comitato del Challenge Mondiale della Pizza era al lavoro da giorni per cercare di portare sulle tavole dei pizza lovers una ricetta mai udita, quella della pizza dell'eterna giovinezza. Attorno al tavolo, rigorosamente rotondo come una pizza, erano seduti in grappolo i pomodori datterini da sugo, l'olio extravergine di oliva e un rametto di origano dal profumo stuzzicante. Erano ormai passate diverse ore dall'inizio della commissione e tutto sembrava prendere la solita piega quando ecco che all'olio extravergine di oliva, detto Evo, si accese una goccia, tanto che si rivolse ai colleghi dicendo: «Ci sono! Quest'anno dobbiamo puntare sulle grandi griffe del Made in Italy! La pizza vincitrice del nostro challenge dovrà essere sinonimo non solo di salute senza tempo, ma anche di bellezza, eleganza e fierezza! Quelle cose da chef a tante stelle! E io ho chi ci può aiutare! Mio cugino, l'olio extravergine di oliva dei Colli Trevigiani, che ha le gocce in pasta nella moda gourmet!» A rivelazione terminata si levò subito un applauso collegiale, che fu quasi un atto liberatorio, perché nessuno sapeva più dove sbattere la testa per abbinare un cibo pop come la pizza a un obiettivo così alto come la giovinezza senza fine. L'olio Evo mandò subito un WhatsApp al suo pregiato cugino e non dovette attenderne a lungo la risposta, registrata in un audio conciso che gli apriva la strada da percorrere in un nome fatto da 5 parole. «Caro cugino, è sempre bello sentirti, quella che mi proponi mi sembra davvero un'ottima idea, oltre che molto utile al mondo, e io dall'alto dei miei contatti ho il testimonial giusto per aiutare le persone a lasciarsi alle spalle l'annosa questione della vecchiezza». Ecco le 5 parole magiche. Radicchio rosso di Treviso, IGP. Consiglierei il tardivo, quotatissimo fashion blogger di tendenza. Se mi dai l'ok, procedo immediatamente a contattarlo a nome del vostro comitato. L'audio dell'olio extravergine di oliva dei Colli Trevigiani fu immediatamente seguito da un messaggio con il pollice alto inviato dal cugino Olio Evo. Intanto il radicchio rosso di Treviso IGP tardivo, ancora ignaro di tutto, stava per immortalare la sua chioma lanciolata bianca e rosso regale in un selfie quando sullo schermo del suo smartphone comparve una notifica nella chat del gruppo Treviso Love con la proposta del suo carissimo amico Olio Evo dei Colli Trevigiani, legata al Challenge Mondiale della Pizza. «Quale migliore occasione per svelare al mondo il mio segreto di bellezza?» pensò fra sé. In effetti, il compare trevigiano Olio Evo aveva colto nel segno. Non tutti gli aspiranti all'eterna giovinezza conoscevano l'arcano legato alla lunga discendenza dei radicchi, che proprio il tardivo, con il suo portamento chic, aveva portato alla ribalta. Il segreto era legato alla magia del suo Red Power. La natura, infatti, era stata molto generosa con lui. Insieme a tanta bellezza e a un'eleganza innata, gli aveva donato la formula per proteggerle nel tempo, mettendo insieme tante piccole molecole di colore rosso capaci di vegliare giorno e notte sulle cellule per non farle consumare e appassire. Proprio per questo il suo seguitissimo blog si chiamava Fiore d'Inverno. Pur nell'evoluzione digitale della sua professione, il radicchio rosso tardivo aveva mantenuto un forte legame con le tradizioni della sua famiglia.
Per questo, nell'accettare la proposta successivamente ufficializzata dal comitato del challenge, aveva subito precisato che si sarebbe presentato con la ciabatta, antica ricetta del suo prozio panettiere, noto a tutti come il re della savata, ovvero ciabatta, concludendo: oltre a una pizza di ciabatta, sfideranno con me delle perle di Asiago di OP e qualche goccia dell'ormai familiare olio Evo dei colli trevigiani. Sugo di pomodori datterini e origano erano ovviamente forniti dallo staff. L'outfit di partecipazione al concorso era praticamente definito e, trattandosi di un contest esclusivamente virtuale, il Radicchio Rosso Tardivo radunò il suo reparto di scena per procedere con la vestizione della ricetta finale in gara. Appena un'ora dopo era già pubblicata online, pronta a ricevere migliaia di like da assidui e nuovi followers. Sapete di chi fu il primo mi piace? Proprio di Fata Zucchina, che con la scia virale della sua bacchetta a zucchina trombetta creò l'eco di quella ricetta dell'eterna giovinezza lungo tutto il percorso della famosa strada del radicchio da Venezia a Treviso fino a Castelfranco. A diffonderla nel resto del globo ci pensò l'esito stesso del challenge. Il red power miracoloso del radicchio aveva fatto il boom di condivisioni perché, con una pizza estrosa e internazionale, aveva regalato al mondo occhi nuovi per gustare la bellezza.